Il Carnevale di Notting Hill è la più grande festa d'Europa e uno degli eventi più attesi di tutta Londra. Notting Hill Carnival è il programma nel celebre quartiere di Londra che avrà luogo il 27 e il 28 agosto del 2017. Ne vogliamo parlare? Sigla! Dal 1964 la comunità caraibica di Londra celebra la propria cultura e le proprie tradizioni con questa grande festa diventata famosa poi in tutto il mondo. 2 giorni di musica dal vivo, dal reggae alla salsa, DJ, after parties, carri, sfilate, specialità gastronomiche e tantissimo altro. Quando si svolge quindi il Notting Hill Carnival, anche se i primi momenti di festa iniziano ad essere vissuti nella giornata di sabato, le sfilate si svolgono di domenica 27 e lunedì 28 agosto dalle 9 del mattino alle 7 di sera. È sicuramente il weekend più importante per Londra, quello del Summer Bank Holiday, con la capitale affollata da turisti che provengono da tutto il mondo e la tentazione di unirsi a questa coloratissima e animata celebrazione della musica e della cultura e della cucina afro-caraibica è irresistibile. La domenica, dedicata a famiglie e bambini, vede tra le cose anche la premiazione dei costumi più belli, mentre invece il lunedì è il momento culminante del carnevale con la parata principale, una figata. Dove si svolgono le sfilate del carnevale di Notting Hill? I festeggiamenti interessano praticamente tutta l'area contrassegnata dal postcode W10, nel famoso ed elegante quartiere di Notting Hill, appunto, dove fiumi di persone ogni anno si lasciano travolgere spesso anche troppo, da questo vivace e coinvolgente carnevale animato da migliaia di corpi danzanti e colorati, tra belle e provocanti ragazze di colore che rivisitano i movimenti delle danze tribali africane. L'afro, che figata! Decine di sound system garantiscono musica e divertimento in tutta la zona. Le stazioni metro più vicine sono quelle di Notting Hill Gate, Holland Park e Lanbrook Grove. Il divertimento è assicurato e la raccomandazione è quella di vivere il carnevale di Notting Hill da protagonisti e non solo da spettatori. Il bello infatti è andare mascherati. Si può ballare ovunque grazie all'alternarsi di grandi varietà di musica e di ritmo. Calypso, samba, reggae, drum and bass, eccetera eccetera eccetera. Ci sono punti musica statici e mobili ed è anche possibile per chi vuole salire e ballare direttamente sui carri allegorici. L'ho fatto! Il divertimento continua anche di sera dopo le sfilate con feste nei bar, nei ristoranti e praticamente ovunque nelle strade di tutto il quartiere. Se il carnevale di Notting Hill è completamente gratuito, la maggior parte degli after parties e le feste nei bar e nei pub nella zona invece sono a pagamento. A chi desidera andare al carnevale di Notting Hill raccomando di andare presto e mangiare direttamente sul posto, altrimenti che sfizio ci sta. Se l'idea della folla spaventa, meglio andare di domenica quando la festa è dedicata per lo più ai bambini e c'è meno gente. Relativamente. Purtroppo gli effetti dell'alcol si esprimono spesso in risse e incidenti, e struzz stanno dappertutto. Anche se è consistente la presenza delle forze dell'ordine, ma è consigliabile sempre prestare attenzione. Se questo video ti è piaciuto, metti un like e lascia un commento. Se non ti sei ancora iscritto, fallo, se credi possa tornarti utile almeno in qualche modo. Attiva le notifiche, così che se caricherò un nuovo video sarai subito aggiornato e magari otterrai qualche nuova informazione sull'Umbria. Penso di aver detto tutto, almeno per oggi. Ci vediamo al prossimo video e ciao!